i Bar e Caffè. Porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, que vas a hacer, decídete pa ver. Ripartono i giovedì sera latini con Max Latino. Il venerdì è all'insegna della musica dal vivo, dagli anni 70 ad oggi, con New Style and Gianca. Scommettiamo che ti diverti? A Voghera, in via Fratelli Rosselli 139. Buon giovedì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Nell'estate 2016 il numero di cani abbandonati è diminuito molto rispetto allo scorso 2015, ma ciò che preoccupa invece è l'incremento delle restituzioni degli animali ai canili. Questo fenomeno si verifica spesso perché molte persone hanno visto peggiorare la propria condizione economica e hanno dovuto rinunciare a tenere un animale con sé. Come mai secondo lei il fenomeno dell'abbandono è in diminuzione? Perché c'è una consapevolezza maggiore, finalmente hanno capito che non ha senso abbandonare i cani così. Poi comunque con le nuove leggi, eccetera, la gente ha anche paura. Adesso meno male hanno incrementato questa sensibilizzazione. Lei è un animale domestico? Sì, volevano buttarmelo via, sono andata a prendermelo fino a Venezia. Bastardino, di una dolcezza infinita. Bastardina, è vero. E sono felicissima di averlo preso. Lei pensa che tutte quelle persone che hanno delle difficoltà economiche dovrebbero rinunciare ad avere un animale? No, glielo dico perché anch'io ho avuto problemi, ma non è un cane che ti destabilizza il tuo quotidiano, insomma, dai, non è un cane. Assolutamente, lui si adatta a tutto, un cane comunque non ti costa più di tanto, non è vero. Certo che se gli vuoi fare il cappottino, il collare d'oro e tutto, è un'altra questione. Se lo vizia, cane lo tratti da cane, bene, cosa, lui ti dà solo affetto, eccetera, fa compagnia, ma non incide sul quotidiano, insomma. Va bene? Va benissimo. Okay. Beh, non saprei, io vedo che ne abbandonano tanti, comunque forse non ne prendono, non li comprano più perché costano, se vanno a comprare nei negozi, di conseguenza penso che sia dal mio punto di vista è questo il motivo. Io raccolgo quelli abbandonati che vengono a mangiare a casa mia e ho preso sempre cani abbandonati, insomma. Anche piccoli abbandonati. Io penso perché appunto c'è un po' di crisi, un po' tanta crisi e la gente compra meno animali e di conseguenza non li abbandonano. Spero che sia così, che non, dal mio punto di vista è così. Perché forse a furia di parlarne è servito a qualcosa e la gente ha capito che forse è meglio non fare minchiate. Lei è un animale domestico? Sì, volevano buttarmelo via, sono andata a prendermelo fino a Venezia. Bastardino, di una dolcezza infinita. Bastardina, è vero. E sono felicissima di averlo preso. È un gatto. Lei pensa che tutte quelle persone che hanno delle difficoltà economiche dovrebbero rinunciare ad avere un animale? No, glielo dico perché anch'io ho avuto problemi, ma non è un cane che ti destabilizza il tuo quotidiano, insomma, dai, non è un cane. Assolutamente, lui si adatta a tutto, un cane comunque non ti costa più di tanto, non è vero. Certo che se gli vuoi fare il cappottino, il collare d'oro e tutto, è un'altra questione. Se lo vizia, cane lo tratti da cane, bene, cosa, lui ti dà solo affetto, eccetera, fa compagnia, ma non incide sul quotidiano, insomma. No, poi dipende, vabbè, dalle condizioni. Uno, se non ha le condizioni, secondo me è giusto che non si prenda neanche la responsabilità di prendersi un animale, se non può permettersi di mantenerlo, piuttosto che poi abbandonarlo. Quindi secondo lei un animale può gravare sul bilancio economico? Io ad esempio ho 6 gatti abbandonati da altri e siccome avevo un gatto di conseguenza vengono a mangiare e dopo, ma io è più il cane
Ma a me partono 200 euro al mese di animali, perché poi sono, diventano anche delicati, capisci, nel senso che non mangiano più un po' di tutto. Cominci a dargli qualche scatoletta, io spendo 200 euro, senza contare quando sono ammalati, no? Li ho fatti sterilizzare, per cui penso che costano. Quindi adesso, giusto per capire, lei non ha animali suoi, ma raccoglie quelli, accoglie in casa quelli che sono stati abbandonati? Praticamente sono partita che avevo 10 gatti, e a parte il cane che me l'ha regalato un amico, sempre anche un altro cane precedente che l'aveva preso una persona, non lo poteva più tenere, l'ho tenuto io che avevo il giardino. E sono gente che io ho il giardino, passano, ti buttano i gatti, oppure poi i gatti che vengono abbandonati nei, qui poi in campagna, no? Io abito in campagna, di conseguenza passano, li abbandonano e i gatti vanno dove possono trovare da mangiare. Se vengono a casa mia non li mando via, gli metto da mangiare. E allora adesso me ne trovo 5, perché 3 erano quasi vecchi e sono morti, però allora sono morti mica così, li porto al veterinario, hai capito? E di conseguenza dopo spendi anche per il veterinario, comprare le medicine per i gatti. Io non ho comprato, hanno male all'orecchio, un po' di otite, il raffreddo, tutti 17, 20, 25 euro. Adesso uno se ne guarda, Allora preferisco che non li prendano piuttosto di trattarli male, o non li comprano perché non possono. Okay. Anche perché se vai a comprare degli animali sai cosa costano. È vero?